Pazzo di te. No, viviamo, guarda, siamo praticamente vicini di stanza, quindi conviviamo, facciamo lo stesso che abbiamo fatto in tour, quello che facciamo quando siamo a casa, perché lui è sempre a casa mia. No, adesso devo venire a casa tua. Sì, eh. E, guarda, è molto, è tutto molto leggero, molto, le responsabilità sono comuni. Mi tocca sempre pulire tutto io, vedi? Però perché è sporcato lui, diciamo. Grazie. Ma in realtà allora questa attività, questa esperienza sanremese è all'inizio, noi ci stiamo incontrando adesso che è il giorno prima dell'esibizione di tutti noi. Come il giorno 30. Prima? Domani è l'esibizione? Cioè, ah no, io non so se pensavo posso, nemmeno domani non forse, posso. Forse c'è qualche impegno. Finisce qua. La vita non è solo qua, eh. Ma è tutto vissuto con grande leggerezza, per fortuna, e questo è il valore aggiunto. Sì. Della nostra avventura qui a Sanremo, che continuerà poi con un tour, con... e poi finirà tutto inesorabilmente. Forti di un'esperienza trentennale, quarantennale, siamo abbastanza sereni. Abbiamo una canzone sulla quale puntiamo molto, crediamo moltissimo, una canzone molto importante perché soprattutto in questo momento racconta un amore detto da due uomini così come maturi. Dovrebbe essere, quindi appunto maturo, assoluto, un amore che anche quando ti piega le ginocchia merita di essere combattuto. Sì. Mm-hmm. Sì, cosa sono i social? In realtà i figli sì, ci danno qualche lezione, ma in realtà poco, perché non hanno tempo di star dietro a noi. E noi facciamo quello che è possibile con i social, naturalmente. Siamo abbandonati a noi stessi con le poche conoscenze che abbiamo del mezzo. Però ci hanno spiegato questa storia fatta, saremo secondo me bravissimi. Però cantiamo. Perché quando si... Però comunque dovremmo riuscire a cantare. Sì, ma quando si tratta di fare delle cose così fuori da... secondo me noi anche la canzone Pazzo di te lo faremo. Importante nella misura in cui, come diceva Filippo, questa è una canzone che è stata scelta e decisa dalle nostre figlie. Questo la dice lunga su come, su quanto sia importante sentire in una canzone anche questo tipo di narrazione, di un amore così come lo racconteremo noi.